Dove diavolo ho messo i miei occhiali? No, no, Ben, per carità, ci voleva solo questa. Oggi siamo qui riuniti con la facoltà di unire in matrimonio George Esteban Garea e Benjamin Arthur Hall. Sì! Il vostro amore, questo impegno costante l'uno verso l'altro, rappresentano un esempio per ognuno di noi. Le voci sono girate anche fuori dell'arcidiocesi. Ma non vi ho mai fatto mistero del fatto che Ben e io vivessimo insieme. Mi dispiace, ma la decisione ha effetto immediato. Bene, abbiamo deciso di parlarvi perché siete la nostra famiglia. Io ho le lezioni private e Ben la pensione, però ci occorre un posto dove stare. Allora siete scemi, sono l'unica che ha una stanza in più a disposizione. Sì, lo sappiamo, però ce l'hai a Poughkeepsie. Al contrario di te, ho avuto una giornata improduttiva. Sai qual è il tuo romanzo che preferisco? Un problema con la vicina? No, con tuo zio. E qual è il tuo preferito? Figurati, stanno ancora decidendo cosa fare per cena. Ora è arrivata anche una mamma con una bimba. Zio Ben. Noi stiamo facendo una ricerca per la scuola e non abbiamo un altro posto per studiare. È troppo gay. Volevo offendere gli omosessuali, zio Ben. È soltanto stupido. Ehi, si può avere un po' di privacy, per favore? Quando convivi con qualcuno, finisci per conoscerlo meglio di quanto vorresti. Ricordo il famoso sipin tenuto in questo bar. Oh, porca miseria, sei proprio tu. In persona? Esatto. Wow. Beh, questo l'offro io, ragazzi. Thank you.